I lavori nell'area del microtunnel stanno proseguendo, abbiamo ultimato il pozzo di spinta dopo aver completato sia la cortina di pali seccanti laterali che il tappo di fondo in jet grouting. I lavori a questo punto proseguiranno con i lavori di completamento interno dei calcestruzzi per il muro di intestazione della fresa e tutte le opere necessarie ad assicurare il completamento della pavimentazione di fondo. In parallelo stiamo completando l'assetto dell'area di cantiere che dovrà garantire l'esecuzione della trivellazione, essenzialmente costituita da due serbatoi, uno che accoglierà l'acqua e l'altro i fanghi che serviranno all'esecuzione della trivellazione. Immediatamente a tergo dei due grandi serbatoi troviamo l'area che accoglierà il materiale una volta scavato, dove verrà depositato temporaneamente in attesa che verrà portato a smaltimento definitivo. Dopodiché, esattamente dalla parte opposta, verso sud, troviamo una seconda vasca per accoglimento del materiale di scavo che servirà di riserva e di backup alla prima. Fanno parte integrante dell'area del microtunnel la zona dove sono presenti i generatori e tutte le pompe che servono a rilanciare i fluidi e a gestire l'evacuazione del materiale scavato. Al lato, verso est dei due grossi serbatoi, c'è il vibrovaglio che è destinato a separare il materiale scavato dall'acqua. L'acqua viene ricircolata all'interno di uno dei due serbatoi, così come anche la bentonite, che fa parte dei fanghi che aiutano la perforazione, viene rimandato nel serbatoio dei fanghi per poter essere riutilizzati. L'area di cantiere è un'area essenzialmente contenuta negli spazi, dove ogni spazio viene ottimizzato e utilizzato nella massima economia possibile per rendere proprio l'impronta e l'utilizzo del suolo ridotto al minimo indispensabile per l'esecuzione in sicurezza di un'opera di questo tipo.